50 milioni! Sono scelto a la mazzetta! 50 milioni! Sì, la mazzetta a me! Ma della tua morte! E come può essere? 8, 13, 52 e 90! Tu morirai fra 8 mesi! Alle ore 13, all'età di 52 anni, 90 giorni dopo il tuo compleanno! Ma se in questo tempo mangerai pesce, tu morirai immediatamente! Avete capito? Figli miei, ma mi dacca Ginarella, Arturo, mi dacca, se non mi volete atterrare prima lo dico, non comprate pesce, io lo dico a voi, perché che se lo dico a te lo mangiamo pesce, la madre, mi raccomando, e rassegnatevi, perché fra 8 mesi farete il mio funerale. E va pure, cosa ne dite? Gina, ma tanta canzone sicura, a lui non
la detriti del morale scosso. O fatto, sapete qual è? Che per la paura, papà, può uscire pure pazzo. La stava fa di, la stava fa Dio. Oh, signorina? Sì. Il padrone vuole uscire qua fuori. No, è meglio che resta a lei. Te l'ho detto pure io. Jack, vieni, vieni, Jack, che? Vieni, Jack, vieni, vieni. Vieni, Jack, vieni. Vieni, Jack, vieni. Abituato di lì, in America.
quando è finito guerra, tutto soldato tornato a casa, fare sempre, come dire, fare sempre brutto sogno, avere sempre allucinamento. Non per allucinamento, di un nuovo amico. Noi, voi, mi regali chiamare il Risretz. Risretz. No, chiamare il Risretz. Risretz. Mezza porzione mangiata. Che sono questo? Scemi e guerra! Questo vorrebbe che non se ne venga che Risretz, mamma mia, non tocco, non si tocco, ma che ore sono? Mezzogiorno e 10. 50 minuti. No, 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 prego, mezzogiorno 20. 20, 40 minuti. L'orologio non va bene, cioè. L'orologio è stronometro. E sarà pure stronometro, ma non va bene. Senti, sto dicendo che l'orologio non va avanti, l'orologio non va avanti. Fanno i segni, mi dica, fanno i segni. E puoi mettere 10 minuti in più, 10 minuti in meno per uno che deve morire a orario preciso. Ma voi come vi sentite? Me ne sto andando. Ah, c'è la cocevola. Mamma mia, dove sta Filomena? L'ho fatto coricare io, mamma, non ne poteva più. Ci sono passato tutta la notte senza dormire. Tutta la nottata svegli, siamo stati tutta la nottata svegli. E che avete fatto tutta la notte? Mamma mia, un Pasqua, ma come va bene? Abbiamo fatto pace, era l'ultima notte. Ah, e allora perché sono sentito dentro la Pasqua? Abbiamo parlato, mi ha detto che mi ha voluto sempre bene, e che ha pensato sempre a me, sì, pure quando scamazzavi scarnafuri, scamazzato un altro, e poi, poi mi ha promesso che terrà il vino davanti a tanto sempre spento. A me pare che sta appicciato un Pasqua. No, sei sicuro che era il tuo ciccio caldo? Un Pasqua sta appicciato. E chi l'ha acceso? Io! Spegnilo immediatamente. Spegnilo immediatamente, tu non la copri quella testa, ma la testa è quella, la paralisa X, si prende a X, poi loro faccio la X, la prende X. Ma io non si tocca, qua non si tocca, a poco, la comitata, la comitata. Sono calmato, Arturo. Arturo, dove stai? Ancora non è tornato, mamma. Ancora non è tornato, dice mamma, mamma. Arturo, speriamo che ha ottenuto quello che ha ottenuto. La vedo. Chi ancora c'è? Guarda! Guardate che ritorno! Marito mio, aveva ragione. Un sonno si aspetta. Va bene, Filomena. E come faccio a campare senza te? Vieni dentro con me. Vabbè,
Mo vi devo fare il discorso del vostro punto, prendete posto, va a mettere il cinarello. Che vicino a qua? Cinarello, il discorso del moribondo, ecco. Allora, figli miei. Fate presto. Figli miei. Ma tu, senti che bello,
se Filumena bussa a denari, a questo palo devi rispondere piombo. Ah! No, no, questo è muto e senza accompagnamento. E poi che altro a me? Ecco, a me, in ultima, tutto a me. A me componetemi con Franchettini, ma con tipo Franchettina e a camisi che le ho sparate queste, tu la sai, come ho tenuto un fazzoletto qua, due, sì, due fazzolette, casa mai un catarro, l'hanno fatto, vedi, capito? Due fazzolette, i scarpini, non mi metti di stivaletta, ma fanno male i calli, voglio mai, non fanno male, non fate che il corteo si scioglie subito, facetemi fare un bello giro panoramico, io voglio vedere tutta Napoli. Vede Napoli a Pomona! E tu vuoi cosa? Ma ti sa dentro! Mi sembrava ragione. Vedi Napoli e poi muori, e poi muori. E poi che altro? Ah, le messe, mi raccomando. Non mi facete dicere la messa sulla mente, no. Facetemi dicere 5, 6, 10 messe ogni. 10 messe, va. È sotto, però. Ma che te ne importa? Tu magari dici le due messe. Ma dopo me la coffa deve venire da fa, ma dimmi se è sei dei messi, se è la messa già pulita. Ma voglio 10 messe. Sì, 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 ma non voglio 10 messe. No, non voglio pulire le messe. No, tu sei pratico, vai andare a parrocchia, mi dici non prego di sfittare spazio o fittate, no? E chiudete uno scambolo, fate un forfane. E con questo ho finito il discorso del moribondo. Un, due, tre. Un, due, tre, oh, un finale. Un, due. Ah! Ecco. Casarici, quanto ci manca? Ci siamo quasi. Ma va sa. Quanto ci manca? È meglio che non la ti manca. 10. Meno. 8. Meno. 4, 3. Meno, ci vanno 2 minuti, basta. 2 minuti. Non ci sente più. Non vorrei che un meme dipendesse da me. Dillo mio americano. Americano, mi dovete fare voi una cortesia, allora. Voi che non mi nascondete mai la... Pasca, pasca. No, volevo dire, americano, voi che non mi nascondete mai la... Respira, respira. Voi, americani, dico, voi che non mi avete mai nascosto la... Pasca, cosa tiene, pasca? Un caffè, è rimasto un caffè, cosa c'è? Voi che non mi avete mai nascosto la verità, ecco, mi dovete fare questo piacere. Mi dovete tenere il segnale orario preciso durante tutta la mia agonia. Partente segnale orario delle ore 13. Carolina, non ci vedo più. Pure sono Carolina, il tuo nome, però. Meno 50. Meno 40. Meno 30. 10. 5. 4, 3, 2, 1, ora 13. Pasqua, 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 Pasqua.